Grazie Presidente. Nessuna inerzia e nessuna incapacità. Dopo 20 anni di abbandono del casale della Cervelletta, per cui non è stata fatta né manutenzione né straordinaria né ordinaria, per cui il casale stava crollando, nessun sindaco poi si è mai preso attivamente a cuore il manufatto con azioni concrete. Insomma, questa amministrazione, dopo 20 anni di inerzia, si è attivata concretamente. Noi abbiamo fatto veramente almeno oltre una decina di commissioni su questo tema, e da quando abbiamo iniziato a trattarlo non ci siamo mai fermati. Il lavoro è sempre andato avanti. Tra cui, insomma, è stata attivata la realizzazione di una progettazione e una realizzazione, insomma, di questa messa in sicurezza, in primis della torre, che era la parte più a rischio del casale, per cui sono stati stanziati i primi fondi necessari, quindi 100.000 euro necessari, insomma, alla sistemazione e alla messa in sicurezza della torre medievale. Dopodiché, questo percorso è terminato, ha visto la sua chiusura a fine anno. Siamo passati nella seconda fase, per cui adesso stiamo finalizzando, ormai è arrivato a conclusione anche il progetto, e quindi partirà da qui a poco il bando per la messa in sicurezza e l'inizio della ristrutturazione di tutto il resto del casale, in particolare della copertura, che sempre aveva numerose infiltrazioni e che necessitava, insomma, al più presto interventi. Ovviamente tutti i percorsi e passaggi propedeutici per poi partire, insomma, dopo una messa in sicurezza e una parziale ristrutturazione del manufatto, come detto, insomma, fin dalle prime commissioni, e quindi parliamo già di 2 anni fa, di avviare questo processo partecipativo che preveda l'individuazione di indicazioni, insomma, indirizzi generali individuati con la collaborazione, insomma, del territorio, del coordinamento dei comitati, di tutti i municipi interessati, perché si trova comunque il Parco della Cervelletta a confine di 2 municipi, ricordiamolo, e proprio in questa direzione, insomma, abbiamo anche chiesto, come Roma Capitale, essendo proprietari del bene della casa di Roberto, nel frattempo abbiamo chiesto a Roma Natura di attivarsi al più presto, e abbiamo attivato anche i nostri uffici del Dipartimento Patrimonio per accatastare al più presto questo bene, per rendere la casa di Roberto un presidio per le realtà territoriali, per il coordinamento, in attesa, insomma, che questi lavori possano trovare completamento. Quindi nessuno ha mai detto che Roma non è mai riuscita a sopperire in qualche modo a questa attività, anzi, a differenza delle altre amministrazioni, è la prima che dopo un ventennio di inerzia si è attivata sui diversi fronti per mettere in sicurezza la struttura, per iniziare la sua sistemazione. Ha iniziato questo processo, e da quando è iniziato questo processo, con ovviamente una serie di complicanze burocratiche che abbiamo dovuto affrontare inizialmente come commissione, siamo riusciti a sbloccare questo sistema, ad avviare queste progettazioni. Questi sono i tempi amministrativi, per cui sta andando tutto nei tempi previsti, sta andando avanti, e l'obiettivo è proprio di promuovere un progetto di livello europeo, come ci è stato richiesto dal coordinamento, dalla cittadinanza, che è sempre, sempre, sempre stata presente durante queste commissioni, che si è fatta promotore, insomma, di questa iniziativa, e ha voluto, insomma, ricordare alla città e far conoscere a tutta la città il valore di questo straordinario manufatto. Per cui ritenevo importante ribadire anche per il discorso, insomma, della ragione, sin dall'inizio, riscontrando comunque che questo bene, come tanti altri, ad esempio mi viene in mente Civiltà Romana, richiedono, essendo delle strutture enormi, anche ad uno stato di deterioramento avanzato, sicuramente richiederanno ingenti somme, straordinarie somme. Quindi il mio invito da 2 anni a questa parte, insomma, e la risposta c'è stata adesso sotto elezioni, ma ben venga da parte, insomma, della regione un supporto anche a livello fiscale,
finanziario per poter accelerare i tempi, perché ovviamente non perché Roma Capitale non sia in grado di portare avanti da sola una ristrutturazione, però dovendo rispondere alle esigenze di tutta la città col bilancio che ci ritroviamo, ovviamente immaginiamo che Roma Capitale possa procedere per gradi, insomma, alla restituzione di questo manufatto. Adesso stiamo lavorando anche per valorizzare anche i piccoli fondi che grazie alla raccolta delle firme FAI il comitato riuscirà a ricevere proprio per da utilizzare sul casale. Si parla di piccoli fondi che però per noi hanno comunque un valore importante e che investiremo, insomma, su questa struttura per cercare di rendere accessibile anche parzialmente ai cittadini di nuovo l'area del casale. Quindi anche in questi giorni si sta lavorando in questa direzione, proprio per dire tutt'altro che inerzia, tutt'altro che il comune fermo. Mi viene veramente da sorridere quando sento dire queste cose, perché noi siamo la prima amministrazione che si è attivati e da lì non ci siamo mai fermati, per cui stiamo continuando, andiamo dritti, volendo potremmo andare avanti anche senza il supporto del governo nazionale e della regione, però noi auspichiamo, insomma, che ci sia questo supporto. Insomma, sono stata io la prima a richiedere, proprio per accelerare i tempi anche a livello di contributo di risorse. Grazie Presidente.